In Brasile la chiamano Izquierda Caviar. In Inghilterra Champagne Socialist. In Cile Red Set. Poi in Italia più semplicemente Radica Chic. Loro sono i sommi maestri, i padroni assoluti della verità, lontani anni luce dalla realtà dei normali cittadini, e se tu li contraddici, sei solamente uno sporco fascista. Nella trasmissione di ieri sera, Capezzone spiega esattamente cosa ormai è diventata la sinistra in Italia. Altro che partigiani, dice. Oramai sono parti, parti con la Y, parti, una sinistra da parti. È una barzelletta. Il fascismo. No, ma è una barzelletta. Allora, c'è la Presidente del Consiglio che convoca il Consiglio dei Ministri e secondo le indiscrezioni il Consiglio dei Ministri al 1° maggio potrebbe decidere un ulteriore taglio di tasse, in particolare per i lavoratori a reddito basso. Adesso ne parliamo, sì. Ti pare normale che un esponente della sinistra, Fratoianni, protesta? Cioè no, non si può. Ma come? Cioè uno normale, proprio appena normale, avrebbe detto, beh, fai di più, l'opposizione chiede che tu tagli le tasse di più, non lo so, dico... Devono entrare degli infermieri robusti, politicamente parlando. Cioè la sinistra arriva a protestare perché il governo potrebbe, il giorno della festa del lavoratore, tagliare un po' le tasse ai lavoratori a reddito basso. Tu capisci perché i lavoratori di questa sinistra non vogliono più sentir parlare? Tu capisci perché poi si parla di sinistra ZTL? Tu capisci perché, perdonami il sorriso, ma proprio parlano dei partigiani veri, quelli di 80 anni fa... Ma loro, questi qua, sono partigiani con la Y, dei party, cioè fanno i party con la Schlein e con gli amici elegantissimi da Baglioni, ho visto con i camerieri in livrea, hanno fatto i party con la Schlein, party con la Y, le feste, e poi se c'è qualcuno che si occupa dei lavoratori, governo di destra, loro si incazzano, sono pazzi, politicamente Magistris, pazzi. Il punto è un po'...